Allora, siamo con Mancini Luigi, esponente della proprietà del circuito internazionale d'Abruzzo. Mancini, fino ad ora che impegno ha messo la proprietà nella struttura? Sì, saluto a tutti, perché rappresento la famiglia che ha in gestione questo impianto dal 2019. Dal 2019 abbiamo avviato e portato avanti un programma di ristrutturazione. Dopo 4 anni abbiamo ottenuto tutti i risultati che potevamo ottenere con le nostre forze, con il nostro lavoro. Grazie al team CIDA è stata ripristinata una condizione di sicurezza dell'impianto. Sono stati riportati eventi che prima non c'erano, altri ce ne saranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un altro ulteriore step che vorremmo raggiungere è quello di coinvolgere in maniera fattiva il territorio. L'impianto in cui ci troviamo è forse l'unico di questo genere nel centro Italia. Centro Italia intendiamo da Bologna fino a Bari, per cui sarebbe un peccato, ecco, non sviluppare ulteriormente questo impianto, e per cui invito vivamente il territorio, gli enti e l'imprenditoria locale a partecipare in questo progetto che sicuramente darà soddisfazione a tutti. Grazie. Quindi vogliamo dare un ulteriore impulso, oltre a quello che è già stato dato, però un collegamento con il territorio è auspicabile. Sì, è fondamentale, perché quando ospitiamo famiglie, piloti, team sportivi che arrivano da tutta l'Italia e anche da tutta l'Europa, e avremo bisogno di far provare qualcosa in più di quanto non trovano oggi a livello di ricezione. Grazie. Prego.